Grazie, grazie di cuore, perché questa è la Calabria che non si arrende. Vi meritate di più rispetto agli incapaci del PD che hanno distrutto la vostra terra. Vi meritate di più. E se qualcuno è contento delle decine di migliaia di donne e uomini che ogni anno per curarsi devono prendere l'aereo o il treno e spendere dei soldi per andare a farsi curare in altre regioni d'Italia, andate a fischiare Renzi e Zingaretti, andate a fischiare chi chiude i reparti dell'ospedale di Lamezia Terme e poi viene a farsi le fotografie. Se qualcuno è contento che ci sia a Lamezia uno dei campi rom più grandi d'Italia, andate a vivere là dentro. Noi parliamo ai calabresi che chiedono lavoro, sanità, infrastrutture e non vedo l'ora che arrivi questo 26 gennaio. Non vedo l'ora. Non vedo l'ora anche perché a Roma c'è qualcuno che ruba la democrazia. Voi stasera quando tornate a casa a vedere il telegiornale vedete fra i titoli che la Consulta nega il referendum sulla legge elettorale perché non devono votare gli italiani, non dovete scegliere voi la legge elettorale, la devono scegliere il PD e 5 Stelle chiusi nei palazzi. È una vergogna, questi sono ladri di democrazia. Hanno paura di voi e quindi è doppiamente importante il vostro voto del 26 gennaio, rimettendo al centro il lavoro. Io trovo in giro per l'Italia, in giro per l'Europa, troppi ragazzi, troppi figli della Calabria costretti a scappare e in regione i parlamentari e i consiglieri della Lega su questo lavoreranno. L'unica immigrazione su cui lavoreremo in Regione Calabria è quella dei figli e dei nipoti dei calabresi che vogliono tornare nella loro terra. Questa è l'unica immigrazione che ci interessa. Non come quei fenomeni di sinistra che dicono: ah, se i calabresi scappano dalla Calabria, se i calabresi scappano dalla Lamezia, da Reggio o da Riace, che problema c'è? Facciamo partire barchini e barconi e riempiamo la Calabria di immigrati. No, prima gli italiani, poi il resto del mondo. Prima i calabresi, per le case popolari, per i contributi regionali. Dal 27 gennaio faremo quello che la Lega fa dove governa. Penso ad esempio al Friuli Venezia Giulia. Governava la sinistra e il 70% delle case popolari finivano a cittadini stranieri. Da un anno governa la Lega, abbiamo cambiato il regolamento come faremo in Calabria e adesso il 70% delle case popolari vanno a famiglie italiane che ne hanno bisogno. È questo. Chi sceglie la Lega sceglie questo. Evidentemente che là a fischiare non ha problemi di casa, di lavoro, di salute, però rassegnatevi perché siete in pochi, Lamezia è qua, la Calabria è qua, là ci sono i figli di papà che cantano Bella Ciao con Rolex al polso. E io mi tengo ben stretta questa Calabria che chiede lavoro, fatica, impegno. E noi non abbiamo paura di niente e di nessuno. Un giornalista venendo qua mi ha chiesto se sono preoccupato perché mi mandano a processo. E io gli ho detto no, perché se dovessi andare a processo perché ho bloccato gli sbarchi e ho difeso i confini e l'onore del mio paese, andrò in quel tribunale a testa alta, fiero di essere italiano e di aver difeso il mio paese.
Qua in Calabria purtroppo siete abituati ad avere sotto processo politici perché rubano. Se dovessi essere il primo politico che va a processo perché ha difeso il suo paese, sono convinto che molti di voi verranno in tribunale con me, perché prima vengono gli italiani e poi viene il resto del mondo. Questo bisogna rimetterlo a posto. E sapete perché noi abbiamo già vinto? Voi avete già vinto. Anche per una questione di educazione. Io lo vedo nelle tante piazze in Emilia e in Romagna. Stasera qua a Lamezia, domani saremo in provincia di Catanzaro, in provincia di Cosenza, saremo a Riace, settimana prossima torniamo, Vibo Valentia e poi ancora in giro per la Calabria a portare idee, proposte. E io trovo in Calabria, in Emilia e Romagna piazze piene, e chissà se i telegiornali stasera vi faranno vedere. Io ho qualche dubbio, perché quando ci sono migliaia di persone è meglio parlare di altro. Magari fate salire le telecamere su questo palco, venite sul palco a far vedere questa gente. Chi ha voglia di venire con la telecamera, fatevi sentire, venite sul palco a far vedere Lamezia, a far vedere la Calabria. E in tutte le piazze piene, e poi sempre sullo sfondo, ecco, sullo sfondo un profondissimo concetto politico che varia in base allo spessore culturale fra scemo scemo e vaffanculo. Un programma ambizioso per Lamezia e per la Calabria, che mi dice che voi avete già vinto, perché io di una cosa sono sicuro, che se su questo palco ci fosse qualcuno di sinistra che a voi non sta simpatico, voi non sareste là a urlare scemo scemo, sareste a casa con i vostri figli, sareste in ufficio, sareste in negozio, sareste a far volontariato. Ed è una questione di buona educazione. Là ci sono mamme e papà che hanno fallito nel loro progetto educativo. Capito. Magari reintrodurre il servizio militare potrà servire a riportare un po' di rispetto, però è questo il bello, quando ti rimane come argomento politico scemo scemo e vaffanculo, gli lascio gli insulti e mi tengo non i miracoli, ma l'impegno a lavorare in regione per riaprire uno per uno tutti i reparti ospedalieri chiusi da una sinistra incapace, perché sulla salute delle donne e degli uomini non si scherza. Un piano rifiuti, un piano di valorizzazione delle spiagge, perché la Calabria ha chilometri e chilometri di spiagge. Ma se non ci arrivi in queste spiagge, se non ci arrivano i treni, se hai una strada statale come la 106, conosciuta come la strada della morte, ed è una vergogna, centinaia di morti per colpa di una politica incapace. E io vi dico una cosa, che se i politici calabresi avessero fatto il loro dovere negli anni passati, io non sarei qua e voi non sareste qua. Il problema della Calabria non è la Lega, ma sono i politici calabresi che hanno rubato il voto dei calabresi per 50 anni, promettendo strade che non hanno fatto, fabbriche che non hanno fatto. È questo. Ma l'agricoltura, io ho fatto settimana scorsa un incontro con centinaia di agricoltori. L'agricoltura è una delle principali ricchezze della Calabria, e nella giunta uscente di sinistra non c'era neanche un assessore all'agricoltura. Quando si parlava di agricoltura calabrese,
a Roma e a Bruxelles non c'era nessuno a difendere l'olio di Calabria, gli agrumi o il vino di Calabria. Questa sarà una nostra priorità, difendere i prodotti della nostra terra e del nostro mare, mangiare italiano e bere italiano. E l'olio schifoso che arriva dall'altra parte del mondo se lo bevano loro e se lo consumino loro. È questo. Quindi non sono idee geniali, sono idee normali. Così come è normale la battaglia che faremo in Parlamento perché il PD, invece di aiutare il lavoro, sapete a che progetto di legge sta lavorando? Sta lavorando a aumentare l'età pensionabile, ad alzare un'altra volta l'età per andare in pensione. Io quota 100 la difendo finché campo e non permetterò mai che si torni alla legge Fornero. Mai, mai. Anzi, oggi, quando sulla 7 la signora Fornero ha detto che Matteo Salvini è il peggior politico italiano degli ultimi anni, mi ha fatto un enorme complimento. Non essere simpatico alla signora Fornero per me è una medaglia, ed è una medaglia a nome di milioni di italiani che sono stati massacrati da lei e dalla sua legge. E poi non la voglio far lunga perché a casa c'è qualcuno che vi aspetta. Sapete qual è uno dei motivi che mi spingono ad andare avanti ancora più determinato di prima? È che in tante piazze, sono sicuro anche in questa piazza, io trovo tanta gente che mi dice: io ho votato per una vita a sinistra perché io vengo da una tradizione operaia, da una tradizione contadina, però sto giro a Lamezia Terme, a Reggio Calabria come a Reggio Emilia voto la Lega, perché ormai il PD è il partito dei banchieri e dei milionari, non degli operai, dei precari, delle casalinghe, degli studenti e degli insegnanti. Se ci fosse qua Berlinguer e vedesse Renzi e Zingaretti cambierebbe marciapiede, perché non è più sinistra questa. Questi stanno nei consigli di amministrazione delle banche e hanno qualche figlio di papà che li sostiene. Non vedo l'ora che arrivi il 26 gennaio e poi ci saranno 5 anni di fatica. Niente promesse facili, niente promesse facili. Vedo che Zingaretti viene qua, è andato in ospedale a Lamezia a fare il fenomeno. Io non vado a fare il fenomeno negli ospedali dopo che gli uomini del mio partito hanno distrutto la sanità in Calabria. Io non vengo qua a dire che se votate Lega in un quarto d'ora saremo tutti più ricchi, fortunati, belli, simpatici e intelligenti. Però prometto 5 anni di fatica, di lavoro, di onestà. Noi non ci siamo solo prima del voto, perché sapete cosa succede? Ci siete abituati. Adesso i cartelloni elettorali in giro per Lamezia sono pieni di facce che sorridono, che promettono, e la vostra casella delle lettere è piena di gente, e io porto lavoro, e io porto soldi, e io porto ospedali. Poi cosa succede il 27 gennaio? Spariscono, cambiano il numero di telefono, cambiano indirizzo. Noi abbiamo tanti difetti, ma quello che diciamo prima delle elezioni è quello che facciamo dopo le elezioni. Penso che al governo l'abbiamo dimostrato. Avevamo promesso una legge sulla legittima difesa, adesso la legittima difesa è un diritto garantito dalla legge. Se entri in casa mia e finisci male è un problema tuo, perché sei tu che sei entrato in casa di un altro o nel negozio di un altro o in farmacia o in tabaccheria. Pensaci prima di fare il rapinatore, la flat tax, la legge Fornero, l'immigrazione. Dicevano che era impossibile bloccare gli sbarchi, bloccare i barconi. In qualche mese l'abbiamo dimostrato. Perché i confini di un paese sono come il portone di casa vostra. La mia mamma mi ha insegnato che se vuoi entrare in casa di qualcuno,
suoni il campanello, chiedi permesso e per favore. E i confini dell'Italia sono quel campanello. La Calabria è aperta alle persone per bene, ma di spacciatori, scippatori e stupratori ne abbiamo le palle piene. Possono tornare al loro paese uno per uno. Questo è. Quindi in bocca al lupo, ce la metteremo tutta e conto su di voi nei prossimi 10 giorni. E attenzione, con una riflessione, sarà un no, un voto ovviamente per la Calabria, per le scuole, per le strade, per gli ospedali, per le aziende agricole, però chi sceglie la Lega sceglie anche dei valori, dei principi che la sinistra sta smontando, e fra questi principi io ne ho alcuni ben saldi. Ognuno a casa sua fa quello che vuole, voi uscendo di qua potete andare a casa a mangiare con chi volete e a fare l'amore con chi volete, però finché campo io difendo il diritto di un bambino ad avere una mamma e un papà, a venire al mondo se ci sono una mamma e un papà, a venire adottato se ci sono una mamma e un papà, non altre robe. Questo. E quindi sono pronto a dare rispetto, ma a chiedere rispetto. E quindi penso che le porte di Lamezia e della Calabria sono e rimarranno aperte, però siete un popolo che merita che chi arriva domani mattina rispetti la vostra identità, la vostra lingua e la nostra tradizione. Sei il benvenuto, ma se inizi a dire non mi piace il presepe e non mi piacciono Santi Pietro e Paolo, torna a casa tua e fai quello che vuoi. Non dobbiamo essere noi a cambiare in base ai capricci dell'ultimo arrivato. Viva Lamezia, viva la Calabria, viva l'Italia e grazie a voi per questa straordinaria accoglienza. Andiamo a vincere e mandiamo a casa Conte, Renzi, Di Maio e Zingaretti. Una piazza così per me è il regalo più bello che mi poteste fare. Grazie dal profondo del cuore. Musica! Qualcuno vuole fare una foto?